Hello and welcome to the Circuit to Barcelona, Catalunya. We're counting down to the start of today's race and you can feel the excitement in the air. This promises Ciao ragazzi, to be a un saluto real Knoth, e andiamo avanti con la carriera di Formula 1, ragazzi, 2021. Abbiamo preso il campionato Formula 2, che è il campionato entry prima di arrivare in Formula 1 con la modalità carriera, ragazzi. Abbiamo perso la prima gara che ero convinto di aver registrato, invece non aveva registrato, quindi abbiamo fatto la gara di Bahrain. Gara combattutissima con Mick Schumacher, siamo partiti terzi per poi chiudere con una vittoria, ragazzi, all'ultima curva. E andiamo invece al secondo round qui a Barcellona, quindi come vedete, campionato piloti, abbiamo qualche punto di vantaggio su Schumacher, che aveva fatto anche la pole in Bahrain, quindi aveva preso 4 punti. Qui invece riusciamo a fare la pole noi. Intanto Yuki Tsunoda then look at the long straight into turn 1 for overtake opportunities. Tsunoda, abbiamo anche Nikita Mazepin che è in F2 in questa. Intanto vediamo la partenza grid. Andiamo quindi in pole position, then, ragazzi, con mezzo decimo di vantaggio sulla qualifica. Matsushita, Armstrong, Yuki Tsunoda and Piquet. Yuki Tsunoda abbastanza davanti. Lundgaard, Jayan Deruvala, Aitken, Dragovic, Robert Schwartzman and Simon. Schwartzman che ha fatto una bella gara invece in Bahrain, terzo, e invece parte molto dietro. Joe, Delatraz, Mazepin and Roy Nissany completes the grid. Mazepin invece dietro, dietro anche in Formula 2. To go down to the track. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti, continuiamo così. Quindi ragazzi, siamo pronti per questa gara di Barcellona, vi volevo dire stiamo in fase carriera, questa di Formula 1, fase single player, e ho deciso di fare quasi tutto più realistico possibile, quindi dettagli al massimo, simulazione al massimo, la difficoltà l'ho messa in esperto, quasi in leggenda, questo perché ho calcolato bene o male in base alle mie caratteristiche, ragazzi, a leggenda non riesco a star dietro, però bene o male siamo simili, quindi devo dire che è bella questa cosa che si può creare questa personalizzazione della difficoltà in modo da poter essere vicini e combattuti per creare anche un cambiamento. Qui intanto abbiamo due strategie, 19 giri sono e cambio gomma al sesto per andare a fare 13 giri con le dure, qui invece due pit stop che ovviamente è assurdo, quindi non ha senso in F2, quindi manteniamo la strategia normale e ragazzi ci avviciniamo alla gara, partiamo con il giro di formazione. La power unit sembra a posto, quindi pensa soprattutto a scaldare gomme e freni. Abbiamo Mick Schumacher nella destra, circuito di Barcellona che corriamo al sole perché molte volte è in pioggia. E dicevo, anche il sound onestamente è fatto bene di questo Formula 1. Partiamo per la pole position in questa prima prova di campionato, ragazzi, campionato intero sono 12 round, come vi ricordo abbiamo perso, meglio vi siete persi il Bahrain, che era la prima prova. Per il momento non è prevista pioggia, le condizioni sono buone, circuito che era spettacolare, a me piace molto Bahrain, si mette con le formula, ragazzi, è veramente bello, cambi direzione, anche Barcellona comunque un bel circuito. Io ho avuto la fortuna e l'onore di correrci con le Ferrari Challenge, è un circuito che mi sono molto divertito e ho sempre fatto bene in questo circuito, c'è una curva molto difficile, entrenata in questa chicane che qui si salta sul cordolo, quindi facile perdere anche l'aderenza anche con le GT, e poi questo parte 3, settore 3 è molto tecnico, qui ragazzi freno un po' perché sennò perdo il gruppo e poi raffreddo le gomme, vanno sotto temperatura purtroppo. La chicane anche impegnativa del circuito di Barcellona, molto tecnica questa uscita, che bisogna uscire bene per andare in pieno rettilineo qui. Un circuito che a me piace molto questo di Barcellona. Adesso abbiamo Mick Schumacher subito dietro. Bello anche il sound di queste
F2, ragazzi, la partenza l'ho fatta manuale per usare la frizione. Siamo pronti. Tieni d'occhio i semafori, la sequenza di partenza comincerà non appena tutti saranno sulla griglia. Non tieniti so se riuscirò a partire, ragazzi, in testa. Schumacher anche in Bahrain è partito molto bene. Vediamo intanto se tutti si mettono in griglia. Siamo pronti, ragazzi, gas giusto in regime. Lasciamo a pressione, via, un po' di slittamento. Parte bene Schumacher, mi sa che ci prende. Sì, è partito fortissimo invece il terzo. Ma fantastica la partenza, ragazzi, in questo start, però cerco di non creare contatti, ragazzi, perché con la formula creare un contatto vuol dire distruggere l'ale. Senza ala non si fa una mazza in questo sport. Tanto su macchina in testa come in Bahrain. Dopo dietro subito pronto con mazza uscita. Quasi, ragazzi, qua perdo il controllo, avete visto questo, ragazzi, anche nella realtà, anche con la challenge, quando entri a cannone su quel cordolo la macchina salta e delle volte, specialmente se la gomma non è proprio in temperatura, è facile perdere l'aderenza. Si prende invece un po' di spazio Nick, andiamo larghi noi, ovviamente l'importante è stare sotto il secondo. Staccando il gruppo dietro, bloccaggio delle ruote per Schumi. Il giro più veloce di DRS è stato abilitato da questo giro, quindi se abbiamo anche il DRS. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Siamo praticamente uguale con Schumi, forse ho qualcosa in più io se ovviamente metto un po' di guida più aggressiva, ma per il momento sto andando in contenimento anche per tenere le gomme, e vedo che va molto giù la, intanto più DRS, ragazzi, quindi tocca stare stretto a vedere di superare e attacchiamo, ragazzi, Schumacher, siamo davanti. Ok, bel sorpasso. DRS, ragazzi, aiuta. Adesso proviamo magari a spingere, vedere se riusciamo a staccarci un po' dal gruppo.
abbiamo attaccato un po' Schumacher, ragazzi, a un secondo quasi. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme dure. C'è sempre il DRS, 7 decimi per Schumi. Tempo di entrare nei box, completa il giro nel miglior tempo possibile. Delle gomme ancora ottime. Ragazzi, proseguiamo, abbiamo Schumacher ancora un secondo e mezzo, quindi stiamo tenendo il vantaggio, diciamo, perché ero anche un po' distratto, non ho capito ragazzi se dobbiamo entrare nei box del... Siamo al sesto giro, mi sembra di sì. Aiuterei ragazzi ad andare a fare anche il settimo. Quindi di avere più gomma dura nel finale, direi che un altro giro ragazzi lo andiamo a fare. Qualcuno si ferma già probabilmente ai box. Sì, si è fermato Schumacher. In questo giro. Ok, possiamo farti fermare a questo giro.
andato un po' esterno. E entriamo ragazzi dentro, penso che abbiamo riparazioni varie, queste le gomme. Roy è rientrato ai box. Momento, l'entrata. Ragazzi, qui non c'è il contatto, altrimenti sarebbe stato il contatto. Comunque torniamo primi ragazzi. La strategia di gara è completa, adesso devi finire la corsa con queste gomme. Attenzione perché ci passa Schumacher ragazzi proprio nel finale, quindi ha guadagnato secondi, penso anche nel pit stop. Adesso ragazzi è tutto da rifare perché bisogna andarlo a riprendere, ma ce l'abbiamo qui. Siamo ancora piuttosto giri. Gara lunga, l'unica ragazzi da gestire le gomme invece, perché gomma dura fino al 19°. Ragazzi attivo, RS attivo, abbiamo un mazzo scelto dietro. Il distacco della vettura dietro di te è 1,6 secondi. Attenzione perché andiamo con DRS, ma siamo abbastanza vicini da attaccare su Schumacher. Di traiettoria qui tra la mia e quella di Schumi, che va molto interno mentre io sto esterno per poi entrare. Prendiamo il cordolo qui, dato che stiamo facendo un buon giro. E prendiamo invece il margine, intanto 7% di gomma ai primi tre giri, perché si consumano leggere. Il campionato lo stiamo dividendo con Schumacher, siamo primi in campionato, il campionato ancora lungo, intanto una bandiera gialla ma torna subito verde, anzi di nuovo gialla, non c'è un contatto. Mazzo uscita esce fuori e
peccato per nostra uscita. Gli ufficiali di gara faranno uscire la safety car per colpa delle molte auto ferme in pista. Attento al Delta. Safety car, ragazzi. Questo non ci aiuta perché ci fa eliminare giri. Intanto deve esserci un'uscita di base uscita. Entra la safety car. Che se non mi sbaglio, ragazzi, doveva esserci l'Aston Martin, invece c'è ancora la Mercedes. Forse nel circuito di Barcellona c'è la Mercedes. Questo non ci aiuta, ragazzi, neanche dietro, perché ci hanno recuperato tutti i compagni dietro, quindi è una nuova partenza. Mancano 8 giri, ragazzi, all'arrivo, tutti raggruppati di nuovo. Altro giro di safety car, quindi rimaniamo ancora in safety per un altro giro. Altro giro, ragazzi, sempre con safety car. Adesso si è uscito Matsushita, perché abbiamo Armstrong adesso dietro su Noda Piquet. Ovviamente sarà l'ultimo giro in safety.
aggiornamento completo gara. I piloti che dobbiamo affrontare sono Schumacher e Armstrong. Aggiornamento completo gara. Sei in seconda posizione. C'è Schumacher davanti a te. Il distacco è inferiore a un secondo. Monta gomme dure nuove. Hai Armstrong dietro. Vi separa meno di un secondo. Monta gomme dure nuove. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il freno attuale. Ancora 7 giri. Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene spunta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Siamo pronti a ripartire. Frena molto Schumacher, tiene il ritmo. Devo stare dietro a Schumi, ovviamente non si può sorpassare. Prende il tempo necessario ovviamente Schumacher. Attenzione perché se riparte già prende ritmo in uscita e ci attacchiamo dietro, ragazzi. Era verde, si riprende l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Si riprende, ragazzi, quindi staccatona. Ultimi giri per provare a passare Schumi. Vedremo se le gomme onestamente ci sono. Abbiamo anche un giro in meno che penso che ne abbiamo, ragazzi, per passare. Adesso, ragazzi, dovremo farcela in uscita a passare, qui intanto curva stretta, sta molto largo sul cordo lo Schumacher, infatti anche noi avete preso, sto prendendo largo, però veramente si perde l'aderenza in quella curva in formula. Adesso è sempre meglio adesso lui della ultima curva. Questo purtroppo mi frena sul DRS che non so se è attivo. L'ultimo giro è stato 1,32,5. Al momento non abbiamo i dati necessari. Che è ancora di lato alto, ragazzi. Siamo veramente al culo di Schumacher, ragazzi. Andiamo a trovare il momento dell'attacco. Qui sempre esce molto bene. Io esco invece con troppo poco gas qua. Che prende sempre spazio, vado sempre lungo. Stiamo accorciando perché DRS, ragazzi, abilitate, quindi... Ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme, quindi il momento capiterà ora sicuramente. Siamo sotto il secondo, ragazzi, siamo lì, siamo in uscita qui. Adesso inizia ad andare un po' in sottosterzo la nostra monoposto. Ragazzi, interni, ovviamente due traiettorie diverse queste, che però portano la stessa velocità. Attenzione perché attacco qui, vado un po' lungo,
qui dovrebbe esserci il DRS, ragazzi, eccoci qua. Si mette interno Schumi, stacca Tona e non si fa passare, ovviamente si protegge. Torniamo a riusare il DRS, ragazzi, dovremmo farcela, siamo al 17° giro. Si copre Schumacher, si copre, però ci passiamo. E entriamo dentro, ragazzi, e prendiamo il nostro primo posto. Bella mossa, ben fatto. Perché Schumacher è sempre dietro, bisogna difendere la posizione. Intanto ha fatto una staccatona. Vedete, mi Schumacher lì dietro, ragazzi, e proviamo a andare. Attenzione, perché facciamo il giro più veloce della gara, ragazzi, segniamo il miglior tempo, mancano due giri, Roma dietro, anzi anteriore sinistra sempre più consumata, è successo anche in Bahrain. Lunghi, ragazzi, abbiamo preso un buon margine, un secondo, siamo comunque lì, Sei all'ultimo giro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 20,4 secondi. Oh, ragazzi, testa coda. Nel finale, perdiamo tutto il vantaggio. E questo, ragazzi, si frega. Ragazzi, va errore nel finale. Mamma mia, raga, che errore, ragazzi, nell'ultimo giro, posizione in testa, ci mangiamo la gara, ragazzi. Non riusciamo a prendere Elliott, ma la vedo dura, perché purtroppo Schumacher ci prende punti, ragazzi, questo errore non ci voleva l'ultimo giro. Quasi rischio di nuovo, testa coda.
e ci mangiamo una vittoria amara questo weekend in Barcellona. Troppo vince tanto Mick Schumacher che ci prende punti e chiudiamo ragazzi in quinta posizione. Peccato. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Ragazzi, errore di Robert Fassa, intanto pilota del giorno. Oh, che errore ragazzi nel finale, ultimo giro. Sono stampato nella chicane. Vince invece Schumacher che prende un sacco di punti perché da primo. Peccato ragazzi perché avevamo fatto anche la pole. The South African had a huge impact on the race today, that's for sure. A lot of racers begin panicking when it's brought into a race, as it means important decisions need to be made in a very short space of time. Should you pit? Well, that depends. What truck is it? How are the tires holding up? What is my current position? A race can be won or lost after the introduction of a safety car, making good thinking key to the victory here today. As we look back on a thrilling race here today, we can now see the drivers take their places on the podium. It's a familiar sight by now, as it's another successful F2 win for Prema. Vince quindi ragazzi Mick Schumacher che prende punti in campionato. Tanto anche l'australiano è Driver Academy. Quindi ragazzi perdiamo punti importanti, peccato perché abbiamo fatto un bel weekend. And now let's take a look at the driver's standings. Mick Schumacher takes over the lead in the driver's championship after that excellent result. Now then, Davide Valsecchi, who would you say was your driver of the day? Let's give it to Robert Schwarzman. That was a quality drive from start to finish. Farfan che veramente recupera un sacco di posizioni. Prema extend their lead at the top of the championship. Marcus Armstrong secondo, sono da terzo. Another strong performance this weekend. After all this drama, you'd be mad not to quarto, join ragazzi, us for the next race. Ci guardiamo questi. Siamo in qualifica, ragazzi, vi vedete, perdiamo la leadership per 4 punti, quindi siamo veramente lì. Avremmo potuto prendere maggior distacco, invece questo errore nel finale ci costa ovviamente la posizione in classifica. Andiamo a vedere gli highlights. Partenza 19 giri. Penso che onestamente non sono partito benissimo. Subito dietro Matsushita che è partito veramente bene, tanto ad andare quasi in testa. Se guardate, non ci siamo messi dietro, abbiamo un po' fatto da tappo, però abbiamo preso il ritmo successivo e ci attacchiamo subito in parte a Matsushita, che usciamo in scia e pronti sulla curva interna dove entriamo dentro con una buona manovra, ci prendiamo la posizione e ritorniamo secondi. Giro 11 invece safety car dopo l'incidente di Matsushita, che onestamente era davanti e si trova a dover abbandonare. Giro 12 sempre in safety car. Giro 14 riprende la gara ragazzi, ultimi giri, siamo dietro a Mick Schumacher che tiene il ritmo, aiuta il DRS, tanto sempre dietro ancora il 16° giro, però in battaglia per il primo posto ragazzi. Proviamo a uscire qua, ci affianchiamo e ragazzi interno, ma che rimaniamo esterni, bel sorpasso, però bel tentativo di sorpasso. Bella anche questa grafica su Formula 1 e poi uscita rettilineo DRS del 17° giro, il giro della svolta ragazzi, dove prendiamo la leadership, entriamo dentro, ci chiude Schumacher, ma entriamo comunque dai quasi corsia dei box, entriamo dentro e sorpasso con il DRS e fino ragazzi all'ultimo giro dove stiamo andando a chiudere la gara. Qua non so cosa mi è passato ragazzi, taglio troppo sulla chicane, guardate, perdo il controllo, pazzesco come ho perso il controllo. Tra l'altro mi sono dovuto chiudere sul muro, quindi ho dovuto fare retromarcia. Riesco comunque a ripartire, però mi passano ovviamente i primi davanti e questo ci fa causare ovviamente il quinto posto. Quindi ragazzi ci vediamo, concludiamo Barcellona e ci vediamo con il prossimo round di Formula 1 2021. Ciao ragazzi.